Buonasera dal TG della 7. In apertura immagini storiche e anche se a volte si abusa di aggettivi, in questo caso le immagini della bandiera statunitense che torna a garrire nella sede dell'ambasciata americana chiusa per 54 anni a Cuba, beh, sono immagini che davvero sono destinate ad entrare nei libri di storia. Vediamo. Los Estados Unidos. Siamo qui perché i nostri leader, Barack Obama e Raul Castro, hanno preso la decisione coraggiosa di smettere di essere prigionieri della storia. John Kerry, il primo segretario di Stato americano a mettere nuovamente piede sull'isola caraibica dopo 70 anni, alterna l'inglese e lo spagnolo quando prende la parola dal podio. Una cerimonia ricca di emozioni e simboli, quella che va in scena nell'ambasciata americana, perché il primo passo ufficiale è proprio la riapertura della sede diplomatica, inaugurata nel 1953 e chiusa 8 anni dopo. Oggi è il giorno per mettere da parte le vecchie barriere, non abbiamo nulla da temere dalla ripresa delle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Cuba, sottolinea. 54 anni dopo, la bandiera statunitense torna dunque a sventolare sull'isola. I tre marini, ormai settantenni, che nel 1961 la mainarono, consegnano la bandiera nelle mani dei giovani militari che dovranno issarla. I soldati americani la legano al palo e la fanno salire fino a tornare a farla sventolare di fronte al mare di Cuba. Un applauso liberatorio si alza dagli ospiti invitati ad assistere ad un momento che resterà nei libri di storia, quello della ripresa del dialogo. Quelle relazioni tra Havana e Washington che nel 1961, l'anno in cui Obama è nato, si erano interrotte dopo che Fidel Castro aveva preso il potere rovesciando il regime di Batista e il successivo embargo imposto dagli Stati Uniti. Un embargo che in tutto questo tempo ha piegato l'economia dell'isola, ma la ripresa delle relazioni diplomatiche è un punto che Barack Obama incassa. Non è stato merito solamente della sua volontà, lo ha ricordato Kerry, che nella sua visita ha incontrato anche alcuni dissidenti cubani, quando nell'elenco di quanti gli Stati Uniti e Cuba debbono ringraziare ha citato Papa Francesco, che a settembre visiterà l'isola. A suo modo storica è stata anche la giornata che ha vissuto la Grecia, una giornata terminata con l'approvazione da parte dell'Eurogruppo del piano di salvataggio, il terzo, 86 miliardi in cambio di riforme molto molto dure. Anche il leader dei ministri delle finanze più duri, ovvero sia il tedesco Schäuble, ha apprezzato gli sforzi di Tsipras, sforzi che però al numero uno del governo greco rischiano di costare molto cari. Il suo partito è ormai spaccato in due. 26 miliardi subito, poi altri 60 miliardi nei prossimi 3 anni. A tarda sera l'Eurogruppo sblocca gli aiuti destinati alla Grecia. Già nelle prossime ore ad Atene pioveranno 10 miliardi di euro per mettere in sicurezza le banche. Poi, prima del 20 agosto, i fondi necessari a onorare la scadenza con la Banca Centrale Europea. Il terzo piano di salvataggio approda finalmente in porto, superando indenne gli scogli tedeschi. I falchi di Berlino sono comunque riusciti a mettere ancora qualche paletto e condizione sulla strada che nei prossimi mesi l'esecutivo greco dovrà percorrere per ricevere le altre tranche di aiuti. Innanzitutto il fondo per le privatizzazioni che la Grecia dovrà rendere operativo entro fine anno. Comprenderà alcune banche dopo la ricapitalizzazione e dovrà realizzare 50 miliardi mettendo asset sul mercato. Il nodo irrisolto rimane, non poteva certo essere sciolto a Bruxelles, quello del coinvolgimento del Fondo Monetario Internazionale, che considera la decisione di stasera un passo importante, ma deciderà se partecipare al piano di salvataggio solo dopo le scelte dell'Eurozona sull'alleggerimento del debito greco. E come naturale, le reazioni immediate alla svolta tanto attesa non si sono fatte attendere. Perfino il ministro tedesco Schäuble, falco per eccellenza, ha dovuto ammettere che Atene ha compiuto sforzi visibili con il pacchetto di ben 50 provvedimenti approvato poco prima della riunione dell'Eurogruppo. Il presidente dell'Eurogruppo, Dijsselbloem, ha elogiato l'ampia maggioranza trasversale che ad Atene in Parlamento ha sostenuto l'accordo. Per il ministro dell'economia italiano, Padoan, ognuno ha fatto la propria parte e la Grecia in questo modo potrà riprendere a crescere. La verifica e il controllo sull'andamento del programma sarà compiuto ogni 3 mesi dai rappresentanti dell'ex Troica e se Atene non rispetterà il memorandum d'intesa, il trasferimento del denaro verso la Grecia sarà bloccato. Il primo check ci sarà ad ottobre e a quel punto Bruxelles potrà anche considerare un allungamento delle scadenze del debito, il cui taglio però continua ad essere escluso. Veniamo in Italia, dove oggi l'Istat ha diffuso i dati del PIL degli ultimi dei primi due trimestri dell'anno. Ci sono numeri incoraggianti, ma non sono numeri talmente evidenti da mettere d'accordo governo e controparti. Vediamo.
un'Italia non più in recessione, ma che ancora stenta nella ripresa. Nel secondo trimestre 2015 il PIL è cresciuto appena dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,5% a confronto con il secondo trimestre 2014. I dati sono stati resi noti oggi dall'Istat. Il PIL del secondo trimestre cresce come dalle attese, dice il portavoce del Ministero dell'Economia, aggiungendo che dopo 13 trimestri consecutivi di calo abbiamo due trimestri di crescita. Il Paese può e deve fare di meglio. Le riforme strutturali e la politica economica favoriranno l'accelerazione. Più cauta la reazione di Giorgio Squinzi, il presidente di Confindustria, intervistato da affariitaliani.it, ha dichiarato: è quello che ci aspettavamo. Purtroppo non c'è una ripartenza vera. Se nella seconda parte dell'anno non va meglio, sono guai. Inevitabili le reazioni anche sul piano politico, soprattutto quelle delle opposizioni, a partire da Renato Brunetta di Forza Italia, che attacca. Basta propaganda, non c'è da stare allegri, siamo ancora ultimi in Europa. Sempre da Forza Italia, il governatore ligure Giovanni Toti insiste: la politica economica del governo è sbagliata, bisogna abbassare le tasse, basta proclami e promesse, servono fatti. Il leader leghista Matteo Salvini ci va giù duro. Con questi dati, in un qualunque paese normale, ci sarebbero le scuse e le dimissioni del governo, mentre una nota del Movimento 5 Stelle afferma: galleggiamo sulla crisi, il governo non dà risposte ai milioni di cittadini italiani che continuano a vivere in condizioni di indigenza. A difendere il governo la vice segretaria del PD, Deborah Serracchiani, che ribatte: l'opposizione preferisce soffiare sul fuoco del pessimismo e della disgregazione, e aggiunge: avanti con le riforme per rilanciare la competitività del nostro paese. Per Lorenzo Guerini, l'altro vice segretario PD, i dati Istat sono la conferma che siamo sulla strada giusta. Altri numeri che non trovano d'accordo governo e sindacati sono quelli relativi alle domande online presentate per le assunzioni da parte dei docenti precari, i primi risultati della riforma della scuola, la buona scuola, oltre 70.000 le domande presentate, ma i sindacati replicano: oltre il 33% dei docenti precari storici non ha voluto partecipare a questo concorso, concorso definito lotteria, per timore di finire molto lontano da casa. Cerchiamo di capirne di più. 100.000 nuovi docenti per settembre 2015, questo prometteva il Premier Renzi varando la sua riforma scolastica chiamata la buona scuola. Venerdì, ultimo giorno per l'invio telematico, al sito del Ministero dell'Università e Ricerca sono arrivate oltre 70.000 domande da altrettanti precari storici. Il ministro Giannini ha espresso soddisfazione per il risultato, annunciando che altri 29.000 insegnanti sono già stati assunti lo scorso 8 agosto grazie al turnover. I nuovi assunti permetteranno, secondo il ministro, di garantire la copertura delle cattedre vacanti già dall'inizio della scuola. Dei 100.000 di ruolo, più della metà, 55.000, verranno regolarizzati a novembre. Diversa la lettura della riforma da parte dei sindacati, cifre ballerine: tra gli 8 ed i 15.000 precari avrebbero deciso di non presentarsi a quelle che sono state definite le assunzioni della disperazione. Lo scoglio, infatti, è la destinazione. Il docente poteva scegliere la provincia dove insegnare ed indicarne anche altre, ma l'ultima parola spetta al Ministero. Dunque il rischio di ritrovarsi a centinaia di chilometri da casa e famiglie c'è. Al MIUR spiegano che le assunzioni sono su scala nazionale e servono a coprire i posti vacanti. Gli insegnanti devono prendere servizio dove serve. E da tradizione servono più docenti al nord che al sud o nelle isole. Ed infatti le domande più numerose sono arrivate dalla Sicilia e dalla Campania, terzo il Lazio. Chi ha inviato la domanda e rifiuterà la cattedra sarà automaticamente cancellato dalla graduatoria. Inoltre, fanno notare le opposizioni, gli iscritti solo nelle cosiddette graduatorie ad esaurimento sono circa 134.000. Più di 30.000 quindi sono e resteranno fuori da un futuro lavorativo stabile. Per loro la speranza è un nuovo anno di supplenze e poi il nuovo concorso previsto per il 2016. In Cina adesso, dove due giorni dopo la terribile esplosione a Tianjin si continuano a cercare superstiti, ma soprattutto purtroppo corpi, l'esplosione in un deposito di sostanze chimiche ha fatto 56 vittime, più di 700 feriti, 6.000 sfollati, i roghi sono continuati fino ad oggi. Al momento continuano ad essere ignote le cause della tragedia, ma si teme nel frattempo l'avvelenamento da cianuro. Sul posto infatti erano stoccate 700 tonnellate di cianuro e sodio.
Il governo cinese ora ha ordinato massima vigilanza sui siti di depositi di agenti chimici. A Tianjin, città portuale, maggior polo di importazione auto della Cina, 1.700 imprese si sono fermate, ma la maggiore preoccupazione riguarda le conseguenze del disastro su ambiente e salute, conseguenze al momento davvero incalcolabili. E ci spostiamo in Brasile dove una sanguinosa serie di sparatorie ha fatto oggi 19 morti e 7 feriti alla periferia di San Paolo, in 12 luoghi diversi. La polizia ha precisato che il numero delle vittime non è ancora definitivo e che potrebbero essercene altre. Le testimonianze confermano che tutti gli attacchi sono stati eseguiti da uomini mascherati dentro un'autovettura color argento. Secondo gli investigatori, la prima ipotesi è che la follia omicida possa essere stata scatenata da poliziotti corrotti. Cambiamo ancora pagina. Ricordate Oscar Pistorius, l'atleta paralimpico che era stato condannato a 5 anni per l'omicidio della sua fidanzata? Ebbene, quella condanna era stata già ridotta a 10 mesi, ma in realtà l'atleta uscirà di prigione il 21 agosto, davvero brevissima la sua permanenza in carcere per buona condotta. Una riduzione di pena che per molti è quasi uno scandalo. Oscar Pistorius lascerà il carcere di Pretoria il prossimo 21 agosto. Libertà vigilata per buona condotta. A riportare la notizia è il quotidiano inglese The Telegraph. L'ex campione paralimpico sudafricano ha passato in cella in regime di isolamento appena 10 mesi della condanna a 5 anni inflittagli per omicidio colposo della fidanzata, la modella Riva Steenkamp. La donna venne uccisa con 4 colpi di pistola all'alba del giorno di San Valentino del 2013 mentre rientrava in casa dell'atleta. Caso giudiziario che va avanti da 1 anno e mezzo e sul quale in questi giorni si pronuncerà la Suprema Corte sudafricana per concedere o meno i domiciliari, come prevede la legge locale. Pistorius fu condannato in primo grado il 21 ottobre dell'anno scorso. La giudice Masiba basò quella condanna sulla negligenza dell'accusato, accogliendo la tesi sostenuta dall'atleta: ho ucciso la mia donna perché l'ho scambiata per un ladro. Una versione mai creduta dalla pubblica accusa, convinta che Pistorius avesse volontariamente ucciso la fidanzata. Come prova vennero fornite anche le numerose segnalazioni alla polizia per i continui litigi e incidenti domestici tra i due. Per questo la procura aveva chiesto 15 anni di reclusione per l'ex campione e fatto ricorso alla sentenza di primo grado. Il processo d'appello inizierà a novembre. Pistorius si è comportato e si sta comportando bene, ha detto nei giorni scorsi il commissario nazionale. Solo 10 mesi sono troppo pochi, è stato un commento della madre della Steenkamp. Se gli saranno concessi i domiciliari, l'ex atleta potrebbe tornare nella sontuosa villa dello zio Arnold, dove ha passato i giorni trascorsi dall'omicidio all'arrivo in carcere e forse anche svolgere lavori socialmente utili, quasi sicuramente con un braccialetto elettronico per monitorare i suoi spostamenti. Lo sport giocato adesso, il calcio, la nostra rete, forse l'avete potuto seguire in diretta, ha trasmesso la finale di andata della Supercoppa di Spagna. Grande calcio ma soprattutto grande sorpresa, l'Athletic Bilbao in casa ha travolto il Barcellona, reduce dalla conquista della Supercoppa europea solo 3 giorni fa. Nello stadio San Mamés il gol che ha sbloccato il risultato è arrivato già al 13° con San José, abile a sfruttare un disimpegno avventato del portiere del Barcellona Ter Stegen, timida la reazione dei campioni d'Europa che non vanno oltre una traversa in apertura di ripresa, ma proprio nel momento di maggiore spinta i Blaugrana vengono stesi da uno scatenato Aduriz, autore di una clamorosa tripletta, abile di testa, abile di rapina in area e poi abilissimo a freddissimo soprattutto a chiudere i conti su rigore dopo un fallo di Dani Alves. Per il Barcellona così il ritorno al Camp Nou lunedì prossimo sempre sulla 7 in diretta diventa davvero proibitivo, la caccia a quello che potrebbe essere il 5° titolo stagionale per gli uomini di Luis Enrique diventa davvero molto molto complicato. Erano le ultime immagini per questa sera, l'informazione della 7 torna domani mattina alle 7:30. Buonanotte a tutti, grazie.